But before I will present the Polish group, I would like to thank the organizers for the possibility to be here in the CCD, because maybe the background of our work was one and the was one in the CCD is different. But here for us is a great experience to see how you manage to involve your such inclusion, especially working with disabled people. And yeah, this is a great experience for us to participate in this seminar. Praticamente ha ringraziato il presidente dell'associazione NeoChorus per il fatto di poter partecipare a questo progetto, e anche se le diverse culture e i diversi paesi facciano una maniera di lavorare magari diversa, alla fine si trova un punto di incontro e questa è una cosa molto, molto bella a livello di lavoro. I would like to start with a question. Does anybody know what does UNESCO stand for? What does it mean? Sapete che cosa significa UNESCO? La sigla UNESCO? Okay, no, I never said it. UNESCO Chief Center, this is the name of the organization of the Polish NGO. And UNESCO is the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. And with our NGO, we focus mostly on this educational part of these great dimensions. Praticamente l'Unione Europea, per quanto riguarda la scienza e la cultura, l'organizzazione della scienza e della cultura, praticamente l'associazione polacca di cui fa parte si è concentrata soprattutto sul lato sulla attività scientifica e culturale. We are based in Wrocław, which is the main city in the south part of Poland. It's actually the fourth biggest in Poland. But we do work in the rural area, so we are hardly ever having any elections done in our city. We rather go to the small towns or villages. Wrocław. Allora, il signore era Wrocław, che praticamente è una città nel sud del paese, della Polonia, e praticamente loro, oltre naturalmente la sede là in città, però si sono dedicati più alle zone rurali che ci sono attorno a questa città. Our mission is to involve people in the society based on the respect for the diversity and as well as the sense of responsibility for social and natural environment. Just the words that are summing up all of the actions we are doing. Praticamente la missione di questa associazione è far partecipare la gente per quanto riguarda lo sviluppo della società, e soprattutto deve essere basato sul rispetto per la diversità e un senso di responsabilità per quanto riguarda il environment sarebbe il medio ambiente, l'ambiente sociale e naturale. L'educazione civica e l'educazione interculturale. So we try to encourage people to be active within the society, to be responsible for their life, and as well try to bring different practices together so people can cooperate with each other. Praticamente cercano di portare le persone, cioè a prendere coscienza e attivamente partecipare nella gestione della vita quotidiana, e così di portare assieme e far coincidere delle
buying something what is not really possible to get. Why not working with the external organizations? And therefore attract youngsters and younger members of the small local community, which is also adults, who get involved in first local projects, then moving international. Praticamente l'associazione cerca prima di tutto di attirare a livello globale le persone che vogliono essere coinvolti in questi progetti e naturalmente si tratta di adulti giovani e persone un po' con difficoltà o emarginate e poi queste stesse persone poterle coinvolgere in progetti ancora più ampi come possono essere quelli di scambi con altri paesi. I progetti che vengono messi in atto sono dei progetti a livello di formazione, di scuola e di educazione e poi anche diciamo dei corsi di aggiornamento, dei seminari a livello regionale, internazionale e queste attività diciamo educazionali. Praticamente questi progetti vanno rivolti, come diceva poc'anzi, sia a studenti delle scuole diciamo, elementari, medie, e studenti anche di scuola superiore, e naturalmente universitari e anche i professori, insegnanti e diciamo, anche delle guide a livello di giovani e anche delle persone già un po' più anziane così. E praticamente queste cose questi insegnamenti che loro di cui fanno questi progetti di cui fanno parte, cioè tutto quello che acquisiscono poi lo possono anche trasmettere a livello nazionale nel proprio paese. Quindi le persone che cioè fanno parte di questa associazione che promuovono questi progetti, ce li abbiamo qua, li ha presentati il Dani. E praticamente sono degli studenti volontari e anche delle persone famous. Praticamente loro lavorano continuamente con queste cose e anche i ragazzi a cui danno questi insegnamenti che poi a scuola promuovono anche nuovi progetti e nuove idee e ci sono anche i volontari che praticamente vengono utilizzati o cioè si contano con queste persone durante dei periodi così più intensi di lavoro. UNESCO and these are the UNESCO Cups, highly mentioned.
briefly describe it. UNESCO Clubs, we are the national coordinator component for UNESCO Clubs. So these UNESCO Clubs are the clubs where youth can get associated somehow and they can work on their own projects with our support. Quindi praticamente le priorità di questa associazione è quello di creare questo management per promuovere questi programmi di insegnamento con lunga durata e anche la cooperazione con la regione questa europea di